Ciao Katie, ehi, come stai? Sembri avere parecchio freddo. Sei sicura che sia giusto tu sia fuori con questo tempaccio? Il tuo motore potrebbe addirittura ghiacciarsi. Oh, cara Katie, penso che il tuo motore si sia rotto per davvero. Dobbiamo procurarti un po' di aiuto, Katie, prima che arrivi una tormenta. Troy, grazie al cielo sei qui. Il motore di Katie si è ghiacciato ed è inutilizzabile. Dobbiamo fare qualcosa per muoverla prima che arrivi la tormenta. Ci puoi aiutare? Torneremo in un battibaleno, Katie. Ehi, Teddy! Ci serve il tuo aiuto! Dobbiamo portare fuori Katie dalla neve prima che arrivi la tempesta. Il suo motore si è ghiacciato. Che ne dici? Riesci a pensare a qualcosa? Sì, grandioso! Un carro attrezzi è la scelta perfetta. Gran bel lavoro, Teddy. Ritorniamo indietro con il nostro container e andiamo ad aiutare Katie. Oh, caro Troy, non riesco quasi a vedere Katie dalla tanta neve. Oh, guarda, eccola lì! Su, veloce, apriamo il container e facciamo in modo che il nostro nuovo amico da Car City la aiuti. Grazie alla provvidenza! E Tommy il carro attrezzi! Lui saprà di sicuro che cosa fare! Coraggio, Tom! Puoi farcela! Ok, Tom, pensi di poter ripiazzare il motore di Katie in un qualche modo anche se c'è la tempesta? Questa è un'ottima idea, Tom. Troy, se riesci a fare da scudo contro il vento per Tom, lui riuscirà a sostituire molto velocemente il motore di Katie. Eccoci, Katie! Abbiamo finito tutto quanto!
Ora prova a far partire il motore, Katie. Perfetto, Tom. Un gran bel lavoro. Troy, ma che stai facendo laggiù? Oh, caro Troy, ben fatto. Sei stato fermo in questa tremenda tempesta per aiutarci. Ma penso proprio che dovresti metterti in moto, altrimenti rischierai di diventare un cubetto di ghiaccio. Fantastico, un grande e bellissimo lavoro di squadra. E ora tutti quanti voi, smammare! Prima che questa tempesta vi spazzi via. Fate la massima attenzione con questa neve. Ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti! Wow, è martedì grasso a Car City. Fantastico! Guardate, sono tutti qui! Ehi, Francis! Ehi, Fanny! Ehi, Carl! Ciao, baby Ben! Che cosa stai facendo? Oh, stai raccogliendo dolcetti! Automobilina saggia! E ora che tu vada, baby Ben, di sicuro non ti aspetteranno. Che cos'è stato? C'è stato un problema al tuo motore, baby Ben. Accidenti, che sfortuna. Con la parata sicuramente non possono sentirti. Che cosa farai ora? Ehi, Troy, fermati! So che sei in ritardo per la parata, ma Baby Ben ha un problema e non riesce a far partire il suo motore. Lo puoi aiutare? Tranquillo, Baby Ben, ritorneremo in fretta. Ciao, Teddy. Sembra veramente delizioso. Ehi, c'è Troy qui. Che dici? Andiamo giù per vedere che cosa vuole. Il motore di Baby Ben si è inceppato e adesso lui non può tornare alla parata. Possiamo fare qualcosa? Un elicottero! Questo potrebbe risolvere il problema! Andiamo, Troy! Indovina un po'. Troy ha con sé un veicolo speciale apposta per aiutarti. Ehi, amico, qual è il tuo nome? Bene, Hector, abbiamo un grosso problema. Non riusciamo a riavviare il motore di Baby Ben. In questo modo lui perderà la parata. Ci puoi aiutare in qualche modo?
Wow, Ben, ma guardati un po'. Adesso sei un autentico disco volante. Ok, ragazzi, andiamo. Come sempre, grazie mille, Troy. Ci vediamo alla parata. Riesci già a vedere la parata, Hector? Sono praticamente sicuro che siano fuori dalla città. Ma dove sono andati? Ma certo, Baby Ben. Hector, guarda la strada laggiù. La parata ha lasciato una scia di confetti. Ci basterà seguirla e raggiungeremo i nostri amici. Ragazzi, guardate, sono sul ponte. Ottima idea, Hector. È proprio il momento di un'entrata trionfale. Bel lavoro, ragazzi. Godetevi la festa. Noi ci vediamo più tardi. Ehi, Troy, sta passando bene la tua giornata? Ehi là, Harvey, che cosa c'è che non va? Ah, capisco. Non puoi raggiungere la cima degli alberi e raccogliere tutti i frutti. Puoi costruire un nuovo veicolo che lo possa aiutare, Troy. Grandioso. E allora andiamo a conoscere il nostro nuovo amico. Ciao Teddy, ci serve un veicolo che possa raggiungere delle grandi altezze. Ci puoi aiutare in qualche modo? Meraviglioso, cominciamo allora! Quale dovremmo costruire? Che ne dite di questo? E invece di quest'altro che dite? Va benissimo! Ok, Troy, facciamo ritorno al frutteto. Ehi, Harvey, siamo ritornati. Come prima cosa, scarichiamo i pezzi. Oh cielo, è una piattaforma elevatrice. Qual è il problema? Ci stiamo dimenticando qualcosa? Oh, ma certo, il suo carrello anteriore.
Ehi là, siamo felici di conoscerti. Qual è il tuo nome, piattaforma? Chuck. Benvenuta a Car City, Chuck. Troy, Chuck può raggiungere altezze impressionanti. Chuck, abbiamo una missione per te. Ci puoi aiutare? Grandioso, e allora mettiamoci al lavoro. Ok, Chuck, se sollevi la tua gru, il tuo carrello anteriore dovrebbe essere proprio di fronte ai frutti che si trovano all'estremità degli alberi. Prova! Ok, riempi il tuo carrello e poi potrai rovesciare tutta la frutta all'interno della cassa di armi. Ben fatto, Chuck! Puoi ripetere la stessa operazione anche con gli altri alberi? Vai, vai così! Wow, è sicuramente una montagna di frutta! Ora hai veramente tantissima frutta da vendere, Harvey! Un gran bel lavoro oggi, Chuck! Ciao, Troy! Ciao, amici! Wow, Baby Francis! Sembri proprio C1P8! Guarda, ecco che arriva Troy. Oh, ma sei da solo. Puoi costruire un veicolo che ci possa aiutare. Perfetto, coraggio, Troy. Ehi, Teddy! Teddy! Di trovare un degno compagno di avventure per Baby Francis, C1P8. Oh. Ci puoi aiutare? Meraviglioso! E allora cominciamo! Quale dovremmo costruire, secondo te? Questo qui? Ok, continuiamo a cercare. Eccolo! È quello giusto! Coraggio, facciamo un ritorno. Troy è qui e ha portato qualcuno adattissimo a te. C'è che non va. Ma certo, gli serve la sua sciabola con la luce rossa. Ehi là, qual è il tuo nome? Preferisci essere Darth Vader? Ok, allora, Lord Vader. Ben, C1P8 qui ha una voglia matta di fare un duello con la sua sciabola luminosa. Sei pronto? Meraviglioso! E allora facciamolo! Wow!
Wow, wow, voi ragazzi siete fenomenali. Ops. E guardate, abbiamo anche gli spettatori. È una cosa bellissima, non è vero? È stata una cosa così bella trovare un compagno d'avventure per Baby Francis. Ci vediamo la prossima volta. Ciao amici!